antropomorfe, quando muore il capobranco, la matriarca, eccetera. Cioè abbiamo un livello di assonanza, diciamo, incredibile. Però il fatto che ci sia questa differenza, quindi concettualmente è la stessa cosa, no? Loro usano un utensile, noi usiamo degli utensili più sofisticati. La differenza è stata dovuta in larga parte alla scienza moderna, cioè questo cambio di passo è stato determinato da una cosa relativamente recente, esattamente 400 anni fa, cioè questa è una cosa che appunto diceva Valerio, siamo qui in Italia dove si è inventata l'arte, si è inventato il teatro, si è inventata la danza, la musica, la pittura, la banca, cioè se faccio l'elenco delle cose che sono inventate da noi, di cui non abbiamo consapevolezza, diciamo, il primo assegno è stato fatto in Italia, cioè la finanza, tutto. E la cosa che voglio sottolineare è che questo è avvenuto esattamente 400 anni fa, quando la pubblicazione del Sidereus Nuncius, questo lavoro di Galileo nel 1610, quindi esattamente a distanza di 400 anni. Tutto nato da un fenomeno strano, una nuova stella, la supernova che ora si chiama 1604, nel cielo d'Europa passa, illumina una stella nuova, molto luminosa, si vede anche a occhio nudo. E tutti vanno lì a osservarla come per gioco. C'è una persona, che è questo signore qui, Galileo Galilei, che è pisano ma stava insegnando a Padova, qua vicino, e decide di guardare questa stella non come una curiosità, ma per studiarla, come lui anche Keplero e qualcun altro. E per studiarla lui dice, perché non usare questo oggetto che va a giro? Ed era usato come una curiosità, era un giocattolo cannocchiato. Lo usavano per ridere nelle feste dei nobili, no? Tant'è vero che lui il primo cannocchiale per guadagnare qualche soldo lo fece vedere al doge di Venezia e quando lo diresse verso la luna, questo rimase assolutamente freddo. Poi lo diresse verso un palazzo vicino in cui c'era una nobildonna che si stava truccando, spogliando, non lo so, e questo generò una grande eccitazione, gli raddoppiò lo stipendio. Questo per farvi capire la genialità della persona di dire io questa cosa che ora tutti considerano una curiosità la voglio usare come strumento scientifico, è la nascita della scienza moderna. E, fra l'altro, diciamo, la cosa veramente geniale di Galileo è di averlo fatto in maniera sistematica, ma poi anche aver avuto il coraggio di pubblicare. Non erano tempi facili, era anche rischioso. Giordano Bruno da poco era stato abbrustolito per cose di questo tipo e Galileo ci è andato vicino. E lui guardando Giove, vedete qui Giove, una fotografia moderna di Giove con i satelliti, guardando Giove vide un sistema solare. E lì tac, dice, ma allora se quella è la maniera con cui si organizzano i pianeti e i satelliti, quella sarà anche la maniera con cui si organizza il sistema solare, la Terra girerà intorno al Sole, come vedo le lune di Giove, che lui ha intitolato ai medici, diciamo, vedo le lune di Giove nello stesso modo. E lo scrisse. Però questa cosa, vedete, non aveva nessuna... Cioè, qual è l'applicazione tecnologica di questa cosa? Zero, no? Però ha cambiato la visione del mondo, cioè l'uomo ha dovuto abbandonare... con una qualche fatica, l'idea che il sapere era scritto nei libri. E ha dovuto imboccare la strada, il sapere va conquistato con l'esperienza, il lavoro scientifico, provando e riprovando. L'uomo è diventato solo, perché non aveva più certezze, però è diventato enormemente potente, perché da lì è nata la società moderna, diciamo. Questo sviluppo scientifico nato dalla volontà di capire attraverso esperimenti. E quindi la nascita della modernità, cioè questo cambiamento di visione del mondo fa produrre una società completamente nuova. Conclusione, abbiamo appena iniziato un'esplorazione sistematica di questa nuova regione di energia, ci sono ricadute significative già in alcuni campi, ma io credo veramente e spero che fra qualche anno ci possano essere risultati che possano contribuire a cambiare la nostra visione del mondo. Rimanete in ascolto per questo. Grazie.
Possiamo ringraziare tutti Guido per l'affascinante presentazione e credo che ci possano essere decine di domande per ogni trasparenza, per ogni cosa che ci ha fatto vedere, di cui ha parlato, e quindi penso che possiamo lasciare la parola a voi a questo punto. Mi scusi. Si può dire che lo spazio vuoto è una struttura? Sì, le parole sono sempre... Dunque, lo spazio è una cosa, lo spazio vuoto è un'altra cosa. Perché attualmente cioè, l'idea che abbiamo del vuoto non è così vuoto come uno lo immagina. Cioè, diciamo lo spazio. Sì, sì, è una, è una geometria in cui ci si sviluppa. Sì. Ma se fosse quantizzato? Sì. Sarebbe una struttura. Sì, 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 è corretto, è corretto. Gliene posso fare un'altra? Sì. L'energia oscura assomiglia più alla costante gravitazionale o alla quintessenza? No, sull'energia oscura c'è una... ci sono essenzialmente due idee. Una è che sia proprio una proprietà della geometria. No? È una cosa ancora in discussione, cioè è come se l'universo si espandesse e anche lo spazio o la geometria dell'universo si modificasse col tempo. Questa è una delle ipotesi. Un'altra delle ipotesi è che sia proprio una forza, una qualche dinamica che spinge. Le due cose non sono per niente chiare, cioè è tutto ancora in discussione. Ma quello che volevo sapere è se l'espansione accelerata dell'universo è dovuta all'attenuazione della forza di gravità oppure al, diciamo così, al dinamismo della quintessenza. Non si sa, non sappiamo ancora se il... Per esempio alcuni pensano, cioè ci sono tantissime teorie, alcuni pensano che per esempio noi stiamo osservando l'universo e ora abbiamo visto che accelera. Magari fra 20 milioni d'anni o 100 milioni d'anni rallenta. Cioè che sia una fluttuazione, per esempio. Altri pensano che sia una proprietà dello spazio che cambia. Altri che la gravità non vale dappertutto, uno su R4. Quindi no, che ha grandi... Sono teorie ancora tutte in discussione. È una cosa molto recente su cui stanno ora lavorando centinaia di scienziati. Si può dire... Ha ragione. Un'altra sola. Si può dire che il campo di Higgs derivi dal campo inflattivo? Non lo so, no, non lo so. Se non lo sa lei. Non lo so. L'ho detto che sono ignorante, fin dall'inizio. Professor Tonelli, ci può spiegare tra le milioni di fotografie quale vi aspettate per capire che avete trovato la cosiddetta particella di Dio? Sì. Io non uso mai questa espressione. Sì, lo so che è impropria. No, qualcuno impropria, no, poi no. Anche un po', non mi piace proprio. Il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs, che è una cosa materiale che insomma non ha che... Separiamo le due, le cose serie dalle cose diciamo nostre che sono più terra a terra. Dunque, il bosone di Higgs è un oggetto difficile da trovare perché si nasconde. Si nasconde negli angoli più remoti. Ci sono, ed è un'altra cosa che è difficile, che non si sa bene che massa può avere. Cioè la teoria prevede che può avere una massa 100 GeV, fai conto 1, oppure 10. Allora, a seconda della massa che ha, può essere molto facile da trovare o molto difficile. Se è leggero, come molte teorie pensano, leggero vuol dire appena al di sopra la regione esplorata fino ad ora, cioè fra 100 e 200 GeV. Allora, in questa regione se ne produce tanti, ma è difficile da trovarlo perché è sovrastato da cose conosciute. Le cose più semplici che si usano sono coppie di W e di Z. Allora, W e Z sono le particelle trovate da Rubbia. Allora, quello che stiamo cercando da qui in avanti, ma soprattutto l'anno prossimo, sarà di cercare nei nostri dati non
un W o uno Z, ma una coppia di W e Z, quindi le quali a sua volta decadono in muoni o di elettroni. Quindi sono abbastanza facili da trovare queste. Bisognerà vedere se la quantità di oggetti che troviamo è compatibile con il fondo, cioè con quello che ci si aspetta, o se a un certo momento vediamo un eccesso, e quell'eccesso potrebbe essere il bosone di Higgs. Quindi è semplice relativamente, come fotografie sono chiare, non si può sbagliare, quelli sono i candidati bosoni di Higgs, sono oggetti che hanno WW o ZZ. Difficile stabilire se li hai visti, perché o c'hai veramente la fortuna di avere un eccesso enorme, oppure se diciamo, non sei sicuro che il tuo fondo, devi essere molto, molto cauto e molto attento. Il bosone di Higgs sarà una brutta bestia da trovare. Più facile trovare la supersimmetria e le particelle extradimensionali. Per quelle ci potrebbero essere sorprese già anche quest'anno e l'anno prossimo. Il bosone di Higgs è veramente il più tosto. Un dettaglio minimo. Ho visto che mi sembra che usi come unità di misura della massa il GeV, che penso sia giga elettron volt. Sì. E perché si fa diventa l'energia. In proporzione dell'atomo di idrogeno. È l'energia, cioè siccome E uguale mc quadro, puoi usare per definire una massa i grammi o i sottomultipli, capito. Oppure le unità dell'energia, che sono i giga elettron volt. Ecco, poi se sarebbe insomma, sarebbe GeV su C quadro, ma noi usiamo la convenzione che C la facciamo 1. Sì, una costante, quindi va bene. Si voleva dire due parole sull'inconveniente che era successo all'inizio. Sì, sì, forse potevo anche farvi vedere qualche trasparenza. Cioè queste macchine, sia l'acceleratore LHC che gli esperimenti, sono veramente ai limiti della tecnologia e della capacità umana di governarle. Cioè stiamo parlando appunto di 1200 magneti superconduttori connessi alla macchina, o centinaia di milioni di sensori che devono funzionare insieme, e basta poco per fare degli sbagli. Siamo tutti esseri umani e il controllo di sistemi così complessi, nonostante che si lavori con i migliori specialisti, è sempre sottoposto a rischio. Quando Valerio all'inizio mi diceva come vanno le cose, io dico fammi toccare ferro, per ora vanno bene, perché diciamo c'è sempre un aspetto di imprevedibilità che può succedere. Questo è successo nel 2008, che facendo test, praticamente i magneti vanno addestrati. I magneti, per funzionare, devi tirargli su la corrente, più alta la corrente più loro sono in grado di tenere i protoni nell'orbita circolare. Allora, erano arrivati a addestrarli tutti, tranne l'ultimo settore, e ormai erano tutti tranquilli che non ci sarebbero stati problemi. Arrivati all'ultimo settore, al 95% dei test, tutto perfetto. Gli ultimi 200 ampere su 8000, per dare un'idea, una giunzione difettosa è saltata. Una saldatura. Qui siete a Bergamo, siete esperti di saldature. Una saldatura, una stupida saldatura, ne hanno fatte 12.000, le hanno testate tutte, però chi lo sa, c'era stato dello sporco, c'era stato il saldatore quel giorno aveva litigato con la moglie, no, c'era stato qualcosa che quella saldatura lì non... perché il fattore umano è quello decisivo. Insomma, conclusione, quando gli 8.000 ampere hanno provato a passare lì, non ci sono riusciti, e allora si sono scaricati nel circuito di elio a meno 271 gradi, e 8000 ampere che passano in un oggetto a meno 271 lo fanno esplodere praticamente, cioè calore, 8000 ampere vuol dire calore, un grosso calore che ha prodotto una bolla di esplosione e ha spostato, fate conto, 40 magneti che pesano ciascuno 20 tonnellate, li ha spostati di 50 centimetri, quindi è stata veramente un incidente di proporzioni molto serie. Dopodiché ci è voluto 7-8 mesi per riparare, magneti sostituiti, tutto ricontrollato, ora si è introdotto una quantità di sensori che controllano tutte queste saldature, le correnti, la gente è diventata paranoica, però a solito, sempre, io non so mai, cioè, ora sta andando, ma insomma siamo sempre, cioè, è l'alta tecnologia, è come fare un prototipo di Formula 1, ma non simile a quello che hai fatto l'anno scorso, uno completamente nuovo, la prima volta che entri in pista, se provi ad andare a 350 all'ora,